Buonasera, siciliani e siciliane, e bentrovati. Salvini ieri è tornato. Salvini ieri è tornato a prendere fischi e urla. È partito da Capaci, poi Porticello, Bagheria, Cefalù, da lì verso il Messinese. Ha fatto tappa a Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo. Il calore con cui i siciliani hanno accolto il leader della Lega Nord è salito con il passare delle ore. Aveva programmato passeggiate in tranquillità, al fianco del neo assessore Samonà, del segretario della Lega in Sicilia, il lombardo Candiani, e dei quattro candidati, traditori della Sicilia, che hanno scelto di usare il suo simbolo alle amministrative. Anche questa volta, però, i siciliani gli hanno rubato la scena, mandando un messaggio chiaro: in Sicilia non si passeggia. La Lega Nord qui non è la benvenuta. Numerose passerelle in programma si sono trasformate in piccole conferenze stampa sotto la protezione delle forze dell'ordine. Dalle piazze si è inoltre ribadita la volontà di togliere al Partito del Nord l'assessorato ai beni culturali e all'identità siciliana. Nel Palermitano le tappe previste erano quattro: Capaci, Porticello, Bagheria e Cefalù. Nonostante il goffo tentativo di evitare le grandi città e di sostare solo qualche minuto in ogni luogo, i contestatori lo hanno raggiunto con fischi, cartelli e cori. Le tappe finali del tour, quelle in provincia di Messina, sono state le più frizzanti. Il leader del Carroccio ha scelto i comuni in cui si terranno le prossime elezioni amministrative, quelle che dovevano svolgersi a maggio ma che sono state rimandate a ottobre a causa del Covid. A Barcellona Pozzo di Gotto, presso il Parco Maggiore La Rosa, centinaia di residenti lo hanno accolto con cartelli, striscioni, fischi e cori. Matteo ha dovuto urlare per farsi sentire da quelli che gli stavano davanti e dai pochi sostenitori. Dopo 4 minuti era già andato via. A Milazzo, sul lungomare Garibaldi, i contestatori lo aspettavano in piazza. Al segnale dell'arrivo di Salvini, in centinaia si sono mossi in corteo spontaneo verso il borgo di Vaccarella. I manifestanti hanno invaso la strada e hanno così costretto le auto della scorta a cambiare tragitto. Quindi hanno provato a raggiungerlo, ma la Celere ovviamente si è schierata per difenderlo. Ma comunque l'obiettivo è stato raggiunto. Il capitano non ha potuto svolgere il suo comizio, anche qui si è dovuto limitare a qualche selfie. Il tour è continuato in una piazza del centro di Milazzo, piazza Caio Duilio. Anche in questo caso c'è stato un cambio repentino di programma. I manifestanti l'hanno inseguito, costringendolo ad annullare la passeggiata. Il temerario Matteo si è così rifugiato in un bar per salutare il candidato sindaco della Lega. Insomma, a fine giornata Matteo era in evidente stato confusionale, era a corto di idee e di parole. A fatica riusciva a farsi sentire dai suoi quattro fan e dai giornalisti. Non è la prima volta che succede, chissà se dopo ieri finalmente ha capito che i siciliani non vogliono la Lega Nord, né nel governo della regione, né ad amministrare i comuni e neppure a passeggiare per le strade. Comunque noi l'avevamo detto. La grande manifestazione del 2 giugno a Palermo ha rappresentato l'inizio di una nuova stagione di lotta per la Sicilia, una stagione di riscatto e di cambiamento. Salvini ha scelto proprio il periodo peggiore per fare il ritorno in Sicilia e se pensava di passarla liscia si è fatto male i conti. Nonostante i comuni in cui è andato contino poche decine di migliaia di abitanti, si è registrata una grossa partecipazione popolare. Anche questa volta i siciliani non si sono lasciati sfuggire l'occasione per urlarli parassita e ladro. Io con questo chiudo l'edizione di oggi e vi do appuntamento a domani, sempre alle 19.